Negli ultimi anni l'accesso alla spiaggia e al mare sono stati puntualmente oggetto del dibattito estivo. Dagli approfondimenti svolti è emerso che i gestori dei lidi balneari spesso non rispettano le regole poste a garanzia della pubblicità della spiaggia e che le amministrazioni, dal canto loro, tendono a concedere più territorio di quello previsto dai regolamenti di gestione del demanio marino. Naturalmente a dirlo non siamo noi, bensì un'indagine condotta da Lega Ambiente. Una questione sentita, più volte evidenziata anche a Marina di Ginosa, dove lo strumento concessorio ad uso privatistico delle spiagge ha forse oltre misura sottratto porzioni di spiaggia libera ai bagnanti. Ma l'argomento che vogliamo trattare con il nostro servizio fa riferimento ad una segnalazione che ci ha fatto un cittadino di Ginosa, il signor Francesco Rucci, che qualche giorno fa pubblicò un post sul nostro diario di Facebook. Un abuso subito da parte di un lido che in orario serale gli avrebbe negato il transito sulla passerella interna al lido stesso per raggiungere la battigia. Il signor Rucci era tra l'altro in compagnia di due persone anziane. Questa è l'intervista che abbiamo realizzato sul posto con il diretto interessato. Sì, praticamente ieri sera mi accingevo per andare sulla battigia e praticamente mi è stato consigliato di allontanarmi perché era una proprietà privata. Consigliato? Sì, sì. O le è stato esplicitamente detto di qui? Di qui non si può stare, bisognava allontanarsi perché praticamente mi diceva che era proprietà privata, insomma. Quindi ti sei avvicinato? Un uomo ha un accento straniero, non so se fosse di nazionalità italiana o meno. L'accento era sicuramente straniero, nel quale mi indicava che lui stava lavorando lì e per questo doveva custodire questi ombrelloni, però non mi voleva far passare non mi voleva neanche far sostare sulla battigia del... Questa è per la seconda volta che mi è capitato. Quindi lei voleva accedere alla spiaggia entrando dalla strada attraverso quale pedana? Magari ci indica. Andando da questa parte, quella che è più giù? Più giù c'è una pedana a sinistra. Però lei larga. È entrato di qua? Sono entrato di qua e ho proseguito per la pedana e poi a fianco a questo lido c'era una passerella. Come c'erano due persone anziane, perché anche per questo la legge prevede che bisogna agevolare il passaggio dei disabili e anche delle persone anziane, non so, prevede comunque l'accesso che sia libero, cioè non prevede la sosta, ma posso transitare normalmente e comunque sostare sulla battuta. Quindi lei si è recato sulla spiaggia di sera con due anziani per fare una passeggiata sulla spiaggia. Però questo le è stato impedito, questo lei non è impedito. Potuto arrivare sulla spiaggia perché le si è avvicinato un personaggio, sì, che non sappiamo chi sia, probabilmente straniero a giudicare dall'accento, e le ha detto lei di qui non può transitare, di fatto le è stato vietato l'accesso alla spiaggia. Sì, sì. Lei ha contestato questa... Sì, ho contestato perché ho detto la spiaggia credo che sia pubblica e tutti possono accedere, però lui mi ha sottolineato che era un qualcosa di privato. Privato? In che senso? In che senso? Non lo so il senso che... cioè che cosa gli hanno detto a questo, perché sicuramente sarà un dipendente, un lavoro, io non me la prendo per quella persona, ma chi ha avuto la concessione sa che cosa ha avuto, insomma. Ma come si esprime la legge su questo tipo d'argomento? L'articolo 822 del Codice Civile riconduce al demanio pubblico sia la spiaggia che il lido del mare. Si tratta di appartenenza demaniale, naturale e necessaria che comporta, in base all'articolo 823, sempre del Codice Civile, l'inalienabilità del bene pubblico, ovvero che non può essere ceduto, trasferito, venduto ad altri, e l'inusucapibilità di tali beni, cioè l'acquisizione degli stessi da parte di terzi attraverso il possesso in buona fede per un periodo prolungato, nonché la non possibilità di formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che lo riguardano. Lo Stato quindi impedisce l'alienabilità di tali beni destinati ad una determinata funzione di interesse pubblico, ma consente invece lo sfruttamento di tali aree demaniali per finalità turistiche e commerciali, purché non si comprometta la destinazione primaria ed intrinseca del bene pubblico. La spiaggia è quindi un bene demaniale deputato all'uso promiscuo di ogni persona,
per cui una limitazione irreversibile comprimerebbe un diritto ed una libertà non tollerabile dall'ordinamento. Su questo punto è intervenuta la legge finanziaria del 2006 che ha stabilito che è fatto obbligo per il titolare delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione. L'interpretazione letterale della norma non lascia alcun dubbio ad eventuali spazi di libera interpretazione, e ciò lo si evince dalla presenza della congiunzione anche all'interno del comma 251 della legge finanziaria del 2006. Questa norma costituisce in capo ad ogni consociato un vero e proprio diritto di accesso e transito alla battigia non compresa nell'area sottoposta a concessione, imponendo al titolare della concessione un obbligo di pati, ossia di subire il passaggio del soggetto non interessato a sostare nello stabilimento, e un obbligo di fare, ossia di porre tutte le condizioni materiali e logistiche idonee a garantire il passaggio verso la spiaggia non sottoposta alla spada concessoria. Ulteriori abusi, così come si è ripromesso di fare il signor Rucci, potranno essere segnalati alle autorità competenti, in questo caso la Capitaneria di Porto, e le conseguenze sono abbastanza serie. Alla prossima!